Pronto? Sono Massimini di Quarto. Farmacista? Sì. Sì, salve. L'ho chiamato perché c'ho mezzo problema. Praticamente c'ho il cazzo inghianato. Sono venuto da lei. Ma non c'era lei, c'era una ragazza. È possibile? Può essere, sì. Sì, perché praticamente mia cugina abbiamo avuto questa ricetta falsa di un medico, no? Di 50 euro per prendere i Cialis. Abbiamo preso i Cialis, però adesso abbiamo i cazzi inghianati da due giorni, perché forse li abbiamo presi troppo. E dobbiamo andare alla comunione domenica. Abbiamo paura di rimanere inghianati con i cazzi. Hai capito? Come c'è un farmaco, un antidoto? Qualcosa che ci abbassi i cazzi. No, pronto? Non è andata benissimo. Scemo di merda! Tutto a posto, sono Massimo di Quarto, salve signore, scusi disturbo, Dite. Allora, praticamente siamo venuti là in farmacia, abbiamo comprato una scatola di Cialis. Sì. Con una ricetta di un medico, di un amico di mio cugino, no? Sì. E praticamente per fare un po' di scemi una sera che dovevamo fare una roba con una alla comunione. Alla comunione di mio nipote, c'è cioè la nostra cugina, no? Una vita che voleva fare una roba strana. Praticamente forse ne abbiamo preso troppo? Sì. Ne abbiamo preso troppo, ci abbiamo i cazzi arraggiati proprio da due giorni. Abbiamo un problema proprio di, come si dice, non voglio essere volgare. Si dice quando è eretto. Di cazzi in quando è duro. Appinnati, duri. E deve andare dal medico. E cosa ci fa? Ma non c'è un antidoto che posso prendere in farmacia che mi cala i cazzi? Un calmante. No. Dal medico. Non è che rischio di morire con i cazzi in queste condizioni, no. Insomma. Arrivederci. Ma se ci facciamo fare un pompino forte, poi calma. Non si può neanche parlare con una farmacista. Ma parlo con un medico, ma sta scema di merda. Giacomo, buongiorno. Ma stai più male della gente che gli dà le medicine, sì. Minchia. Chi sei? Pronto. Sei farmacista tu con questa voce proprio di... Che ti fumi i sigari con davanti i petardi. Richiama l'orco farmacista. Inga, l'orco farmacista. Buongiorno. Cazzo fai? Metti giù la cornetta. Inga, sei pazzo. Sono Massimi di Quarto, ti ho chiamato per un consulto. Che ti venga a portare 4 o 5 euro in quella farmacia scasciata. Senti, ho comprato il Cialis da te. Inga, richiamalo con la mazza. Sai che finisce proprio la giornata negativa oggi, capito? Se metti giù ancora la cornetta. Sono Massimi di Quarto, capito come stai parlando? Pronto? Non sei il farmacista orco, quello che fuma i datteri? Sei un altro farmacista? Non capisco. Madonna, pensa... Ti stiamo parlando, farmacista coglione! Adesso lo scanso. Mamma mia, mi fa venire nervoso, va. Minchia, uno c'ha bisogno di aiuto. Di te. Buongiorno. Hai finito di mettere giù la cornetta che ho bisogno di un consulto? Ecco, chi parlo, mi scusi? Sono Massimo di Quarto. Ditemi. Ho parlato già con due persone, mi hanno messo giù la cornetta, non è modo di far, che poi... No, mi scusi, ma siccome c'è il telefono che non va molto bene, ecco, che di cosa ha bisogno? Perfetto, vedi che lei è una persona gentile, si vede che è di un'altra epoca. Ditemi. Ascolta, vedi tu sto, praticamente siamo stati in farmacia a prendere una scatola di Cialis, io e mio cugino, no? Sì, sì. Con una ricetta taroccata dal nostro cognato, che è bravo a fare la firma del medico. Tonino. Soltanto che noi siamo sani, no? L'abbiamo preso un po' aggressivi perché c'avevamo una mezza ficcata con una cugina, alla comunione di zio Peppe. No? Praticamente adesso ci abbiamo i cazzi un po' arraggiati, cioè sono tosti, non vanno giù. Non c'è qualcosa che possiamo prendere per abbassare i cazzi? Acqua fresca, ghiaccio. Ghiaccio per abbassare i cazzi? Sì. Ma un sacchetto pieno di ghiaccio glielo posiamo sopra il cazzo, bro. Abbondante. Vedi che sei un professionista, cazzo. Appena passi là ti lascio 50 euro. Buongiorno. Buona giornata, vecchiaccio. Hai capito? Con ghiaccio, te l'avevo detto che ci vuole il ghiaccio. Offro io per in gelateria, Allora si spagna. Chiama la gelateria. No. Ciao, come stai? Sono Giovannino. Chi è Giovannino? Fammi capire chi è questo Giovannino. Sono il figlio di Pepe. Di Pepe Sub. Hai capito? Quello che fa il sub, quello che prende i ricci. Ma ha detto di chiamare a te. Tu vendi gelati, no? Sì. Fantastico, senti, praticamente io e mio cugino Massimino, che anche lui è parente dello zio Peppe. Peppe Sub. Quello dei ricci. Vabbè, comunque, senti, mi ha detto di chiamarti perché praticamente noi abbiamo avuto un problema con i cazzi. Praticamente abbiamo preso i Cialis troppo, no? Perché ci dovevamo scopare la figlia dello zio Tonino.
Francesca. Ah, solo che abbiamo preso troppo Cialis e non ci faccio un cazzo. Abbiamo chiamato la farmacia e ci ha detto: mettete il ghiaccio. Chiamate il gelataio che vi dà il ghiaccio per i cazzi. La farmacia qua vicino alla gelateria ci ha detto: adesso vai in gelateria e fatti dare un sacco di gelato. Oppure 10 kg di gelato che gli mettiamo dentro i cazzi. Ho capito, ma io 10 kg di gelato non ce l'ho. Quanti chili hai? Non ce l'ho proprio perché il gelato l'ho finito. Minchia, ma non hai neanche una vaschetta con, non so, della crema? Da coppetta? No, non c'è nessuna vaschetta. E ghiaccio ne ha, ghiaccio? No, nemmeno, perché ho rotto il produttore di ghiaccio. E che cazzo vendi? Come fai a mangiare quest'anno? Non ho niente. Niente. Buona giornata. Vendi gli organi, come fai a sopravvivere? Ti hai scasciato. Mamma mia. Anche cadavere. Ti scasso di schiaffi. Dimmi che mi chiamati. Levati dallo zoccolo. La gelateria a giugno che non ha come gelato. Come fai a dire non c'ho il gelato? Non c'è niente, tutto rotto. Sicuramente era in provincia di Imperia.